Venerdì Genoa, appuntamento del 14 di luglio, nuovo approfondimento sul Grifone. Entriamo nella fase calda del ritiro di Moena e insomma siamo, anche se è ancora calcio di luglio, siamo già in pre-match, visto che domani ci sarà la prima uscita del Genoa contro i dilettanti del Fassa. Si comincerà per quanto riguarda la squadra di Alberto Gilardino, anche per cominciare a testare i muscoli in vista dell'inizio delle partite ufficiali. Un saluto alla mia compagna di viaggio, Laura, buongiorno. Ciao Carlo, ciao a tutti. Allora, Carlo buone vacanze, vedo dalla location. Danani Puntiti si sta avvicinando alla Val di Fassa, quindi siamo in movimento, stiamo arrivando a Moena, insomma, il viaggio è un po' lungo, però come vedete alle mie spalle, insomma, siamo già nelle Dolomiti e insomma, arriviamo presto a Moena a vedere i ragazzi. Quindi da lunedì ci saremo anche noi per trasmettervi il più possibile del mondo del Grifone. Vuoi già spoilerarci qualcosa? Allora, lunedì saremo a Moena, comunque insomma, saremo presenti, faremo un po' di immagini che così chi non potrà andare o essere a Moena le vivrà insieme a noi e quindi faremo in modo di avere insomma, le immagini con i ragazzi e con il mister e poi lunedì sera c'è un incontro con Gilardino, insomma noi cercheremo di essere presenti anche poi per l'amichevole che ci sarà martedì contro il Tirol. Saremo insomma un po' ai vostri occhi, quindi se avete domande, se avete richieste. E seguiteci soprattutto live perché insomma Carlo Danani Puntiti sarà presente al ritiro, al primo appuntamento poi insomma stagionale di questo Genoa. Gli amici di Toronto dicono: grandi come sempre, siete i nostri occhi e le nostre orecchie, sempre al nostro fianco gli amici del Genoa Club Toronto. Ringraziamo il Genoa Club Toronto, li salutiamo moltissimo. Io poi personalmente li devo ringraziare perché mi hanno fatto gli auguri di compleanno. Quindi, insomma, io li ringrazio e grazie a voi che ci seguite sempre. Quindi facciamo il possibile per essere presenti. Intanto continua a salutare gli amici che si stanno unendo alla diretta su Instagram. Allora, Laura, possiamo cominciare a tuffarci nei temi della nostra puntata. I nomi ricorrenti li conosciamo tutti. Per quanto riguarda la mattinata, diciamo che la notizia più fresca è che le tre partite che il Genoa disputerà in Val di Fassa, ossia quella di domani contro il Fassa, poi martedì contro il Tirol e poi sabato successivo 22 di luglio contro il Venezia, saranno trasmesse in diretta su DAZN. Questa è proprio una notizia dell'ultimo minuto, quindi pensiamo di aver dato una buona notizia a tutti i grifoni all'ascolto. Ci sarà la possibilità di cominciare a vedere il Genoa muoversi, diciamo, con i primi passi in diretta su DAZN. Allora, i nomi del giorno sono i soliti: Gabbia, Zanoli, Retegui. Per quanto riguarda Gabbia, difensore del Milan, vedremo se partirà per la tournée negli Stati Uniti, che riguarderà tutta la squadra del Milan. Qui mi chiedono: dall'estero si sa come si potrà vedere la partita? Io, francamente, caro amico, su due piedi non te lo so dire, però insomma, se riesco a recuperare notizie, poi magari te le do in privato. Per quanto riguarda, dicevamo, Gabbia, è una pista sempre più calda. A mio modo di vedere, l'arrivo di Gabbia, giovane e promettente, secondo me potrebbe preludere alla partenza di Vasquez. Ricordiamo,
Vasquez, autore di un buon campionato con la maglia della Cremonese, un Vasquez che potrebbe ritornare in grigio-rosso. C'è una trattativa aperta con la formazione allenata da Davide Ballardini. Si tratta soprattutto di definire la formula. E a proposito di Vasquez, gli facciamo i complimenti perché insieme al suo Messico ha centrato la finale di Gold Cup e quindi domenica notte ci sarà Messico-Panama. Ricordiamo che Vasquez sta giocando da titolare e da protagonista la Gold Cup, gioca in una difesa a 4 come difensore centrale. Per quanto riguarda Zanoli, ormai siamo in dirittura d'arrivo, si stanno ultimando le ultime questioni burocratiche e non è escluso che Zanoli possa già essere a Moena nei primi giorni della prossima settimana. C'è poi il piatto forte della campagna acquisti, ossia Retegui, nome che continua a rimbalzare tra ottimisti e scettici. Sappiamo che portare l'attaccante argentino con passaporto italiano al Grifone non è assolutamente semplice, però insomma è un discorso a cui il Genoa sta provando. Vedremo se poi riuscirà a maturare. Ricordiamo che Retegui è di proprietà del Boca Juniors con prestito al Tigre. Retegui che continua a segnare nel campionato argentino sarebbe un gran colpo, è una strada comunque senz'altro in salita. Laura, cosa ti senti di aggiungere su Gabbia, su Zanoli, su Retegui, su Vasquez? Hai qualche notizia? Hai qualche tua, diciamo, pensiero specifico? Ma allora, io direi che per quanto riguarda Gabbia, Zanoli e Vasquez, probabilmente arriveranno o non arriveranno in base a dei giochi anche che coinvolgono altre squadre. E quindi diciamo che magari c'è un interesse reale del Genoa, ma secondo me devono andare a posto alcune caselle anche di altre che riguardano altre squadre. Per quanto riguarda Retegui, secondo me è un discorso totalmente diverso, perché probabilmente, siccome è un giocatore che è nell'orbita della nazionale, si farà in modo probabilmente di averlo in Italia, a giocare in Italia, perché comunque insomma, per essere più vicino insomma, alla squadra piuttosto che insomma, allo staff della nazionale. Quindi secondo me in questo caso se dovesse arrivare probabilmente giocheranno altri fattori che non sono solo fattori sportivi, ma anche fattori legati a fattori appunto legati alla federazione, alla nazionale. Poi si sente tanto dire ma insomma costa molti soldi. Ecco, questi sono discorsi che poi alla fine secondo me lasciano il tempo che trovano, proprio perché se c'è un interesse sia da parte delle società sia da parte della federazione che un giocatore comunque venga a giocare in Italia e abbia comunque una collocazione qui, secondo me poi in qualche modo ci possono essere delle condizioni favorevoli. Ecco, su Retegui mi sento di dire che è un giocatore giovane con una certa prospettiva, quindi piuttosto che altri nomi che si sono sentiti in questi giorni, probabilmente mi piacerebbe come idea. Io non baderei al fattore economico, perché in quel caso, secondo me, ci sono altre condizioni che possono avere un peso determinante. Il grifone del giorno, chi è? Il grifone del giorno è il giovanissimo Lipani che ha portato la nazionale italiana under 19 nella finale del campionato europeo, partita elettrizzante 3-2 contro la Spagna. Lipani partiva dalla panchina, è entrato, ha realizzato il gol della vittoria e domenica gli azzurrini giocheranno la finalissima contro il Super Portogallo. Dunque, forza azzurri per questo grande risultato, davvero arrivato a un passo. Hai Ricordiamo qualcosa da che aggiungere? sì. Sì. Ricordiamo che Lipani è un giocatore che è comunque entrato nell'orbita del Genoa prima squadra da quando Gilardino è diventato l'allenatore del Genoa. Quindi, insomma, diciamo
il Genoa ha cercato di valorizzarlo già dalla scorsa stagione e questa secondo me è, per usare una parola che non è una parola a caso, è una cosa bellissima perché poter avere in squadra dei giocatori che vengono dalla primavera e che hanno una così grande prospettiva e la società ha dimostrato di crederci, è qualcosa secondo me di nuovo e di molto rassicurante. Quindi il successo di Lipani e insomma il genuano del giorno, secondo me se lo merita tutto proprio perché è un ragazzo che oltre ad essere attaccato alla maglia del Genoa è un ragazzo che insomma ha davvero molta prospettiva e questo ci deve rincuorare. Carlo, intanto leggo dal Genoa Club Toronto che ci domandano se la pista Piontek è una pista fredda. Te l'avrei chiesto, mi hai preceduto, vai pure con la risposta. Allora, il mio parere personale è che alla fine, secondo me, Piontek, quando arriva, se arriva, sarà un giocatore probabilmente diverso da tutti coloro che abbiamo, da tutti i Piontek che abbiamo visto in questi anni. Il Piontek che era al Genoa era in un momento straordinario di forma, abbiamo visto che poi è andato in altre squadre e non ha reso così tanto. L'anno scorso alla Salernitana giocava in un ruolo diverso. Quindi, secondo me, io ritengo Piontek, cioè se pensiamo a lui, non dobbiamo, secondo me, pensare al giocatore che abbiamo visto al Genoa, piuttosto che poi nelle sue stagioni successive. Non lo so, mi sembra un po' un punto interrogativo. Io non ci punterei così tanto, però insomma, anche qui secondo me giocano dei fattori come dire, di fra squadre che magari esulano dal mero commento tecnico. Completiamo il discorso di Lipane, naturalmente un grandissimo in bocca al lupo agli azzurrini e naturalmente anche tanti complimenti perché arrivare in finale non è da tutti, ma la vera questione genuanizzata, cara Laura, è un'altra. Allora, Lipane che ha un pedigree grandissimo spessore, tra l'altro ha anche un bel caratterino perché è stato recentemente anche espulso, è uno dei migliori, ma insomma ha ricevuto anche un cartellino rosso. Allora, la domanda che si stanno facendo molti tifosi del Genoa è: un giocatore under 19, secondo te, è già pronto per entrare in una rosa di un campionato di Serie A oppure sarebbe meglio per il Genoa e soprattutto per lo stesso giocatore che questo possa venire ceduto in prestito magari in Serie B per avere un po' più spazio? Te lo chiedo anche perché sappiamo che sei un'affermata dirigente a livello sportivo e quindi insomma puoi dare senz'altro un consiglio in generale e magari anche nello specifico. Insomma, Lipani da tenere in rosa o da cedere in prestito? Allora, grazie per l'affermata dirigente. La Allora, storia che parla per sì, te. infatti, sì. Vediamo se c'è se c'è collegato qualche ragazzo. No, allora, io ritengo che gli si debba dare fiducia. A 19 anni sembra comunque giovane, ma insomma, abbiamo degli esempi di 19 anni davvero già in prima linea, anche cambiando sport. Noi pensiamo ad Alcaraz, a giocatori che comunque, a uomini che comunque a 19 anni sono già molto in alto in classifica e con una forte personalità. Quindi io ritengo, ma abbiamo anche degli esempi nel calcio, abbiamo visto Fagioli, abbiamo nella Juventus, possiamo pensare a Miretti, a tanti giovani, ma anche a giovani che il Genoa ha fatto giocare magari a sprazzi nella scorsa stagione. Io credo che gli si debba dare fiducia e che il 19enne non deve essere visto come quello giovane e inesperto, sì, magari inesperto, però sicuramente con dei caratteri forti già e con dei fisici già formati. Quindi io gli darei fiducia. Adesso Luca Barone ci scrive: non è pronto. Probabilmente sì, ma io sto facendo un discorso generale. Un giocatore 19enne, gli darei fiducia, insomma. Ricordiamo che
collocando tecnicamente Lipani sarebbe un centrocampista, una sorta di regista, e quindi diciamo la sua etichetta sarebbe quella di vice Badel. Allora, il Genoa potrebbe reggere un campionato con Badel titolare e Lipani come riserva? Punto di domanda che mandiamo naturalmente alle prossime settimane. Un altro discorso parallelo riguarda un giovane. Laura non ha finito il No, discorso, prego. vorrei aggiungere che sono discorsi comunque che secondo me vanno contestualizzati nella situazione, perché noi abbiamo visto per esempio la scorsa stagione un Badel all'inizio stagione che non era totalmente in forma e poi un Badel che poi nella seconda parte della stagione ha fatto vedere cose bellissime. Quindi c'è evidentemente un abisso di esperienza tra Badel e Lipani, è evidente. Però è anche vero che Lipani all'ombra di Badel può imparare e che esistono appunto durante una stagione comunque dei momenti di alti e bassi di forma e comunque di esperienza che cresce di settimana in settimana. Non sarei così, come dire, decisa nell'essere favorevole oppure no. In questo mi fido molto di Gilardino, perché Gilardino è, oltre a essere comunque allenatore, secondo me è ancora molto giocatore, ma giocatore che ha fatto una carriera ad altissimi livelli. Non dimentichiamo che è stato campione del mondo e che ha giocato insieme a tantissimi altri campioni. Chi più di lui può avere esperienza e titolo per, come dire, per prendere una decisione del genere? Quindi io mi fido di lui e soprattutto non vorrei evitare i giudizi affrettati piuttosto che i giudizi bianco o nero. Più che mai nello sport, ma lo vediamo ogni giorno, ci sono delle situazioni che cambiano. Non dimentichiamo che poi durante una stagione ci possono essere gli infortuni, altre situazioni che possono condizionare il rendimento di ciascuno. A proposito di giovani, anche questa notizia della penultima ora, il prestito di Brian Bocci che dal Genoa passa al Lecco nel campionato di Serie B con l'avallo di Alberto Gilardino. Ricordiamo Bocci che ha esordito in prima squadra nel campionato di Serie B nella scorsa stagione, poi infortunatosi nella partita di Modena il 19 di febbraio, poi c'è stato il recupero. E adesso con l'avallo di Gilardino il bravo terzino va a farsi le ossa al Lecco. Segnaliamo anche che sul tavolo del direttore sportivo Ottolini è spuntato un contratto biennale per Mattia Bani che andrebbe in scadenza nel giugno del 2024. Il difensore toscano, sempre più uomo spogliatoio, dovrebbe firmare un biennale e dunque si allungherebbe fino al 2026. Anche in questo caso io leggo una manovra di lungimiranza da parte della società che non vuole mandare assolutamente in scadenza Bani, anche in questo caso è un segnale che i 777 stanno veramente guardando quantomeno a media gittata, se non addirittura a lunga gittata. Sì, in controtendenza, ma sicuramente ci sono delle ragioni che noi non conosciamo, è per esempio il fatto che invece Semper è stato, come dire, è stato ceduto, per cui portiere di grande prospettiva, attaccato al Genoa, che in realtà è andato in un'altra squadra, comunque ha lasciato Genoa. Questo è una cosa che in qualche modo ci ha colpito, che mi colpisce, perché appunto nella prospettiva, nel disegno 777, ritengo che Semper potesse starci. Giovane, in gamba. Quindi sì, per il resto la politica dei 777 è di valorizzare i giovani e magari, perché ricordiamo che l'anno scorso è arrivato Gudmundsson, sono arrivati Østigard che nessuno conosceva. E poi hanno fatto come dire, hanno fatto delle super prestazioni o comunque davvero incoraggianti. Quindi in questo senso i 777 quello che hanno dichiarato di fare lo stanno facendo.
A proposito di Gudmundsson, ti senti di commentare il suo nuovo look molto simile a quello di Sylvain Hefti? O passiamo alla prossima Siamo alla questione? prossima questione. Poi magari ve lo documentiamo, lo vedo direttamente e vi darò un giudizio più accurato. Al momento non mi fido delle foto, mettiamola così. Perché sai, con Photoshop può succedere qualsiasi cosa. Esatto, poi ci possono essere delle cose temporanee, quindi vedremo com'è e poi vi darò un giudizio. Ecco, a margine della questione Semper, sottolineo anche il mio rammarico, perché insomma abbiamo visto che Semper è un ottimo portiere, lo ha dimostrato poco, ora ci sta che vada a giocare in Serie B, in una società senz'altro ambiziosa come il facoltosissimo Como. Mi spiace che sia stato ceduto in via definitiva, perché insomma un Semper che avrebbe, secondo me, fatto molto comodo al Genoa, magari non quest'anno, ma comunque in prospettiva, anche perché, insomma, se Martinez dovesse confermare le ottime cose che ha dimostrato in Serie B anche in Serie A, ovviamente potrebbe avere grande mercato e con tutto quel che ne consegue. Adesso ti invito, cara Laura, a commentare uno splendido articolo scritto dal giornalista e collega Massimiliano Lussana riguardo alla campagna abbonamenti che ha come colonna sonora la famosissima canzone della Ligure Annalisa. In questo suo excursus, che potrete trovare sul sito Sport Tiscali, Lussana insomma fa un parallelismo tra la canzone di Annalisa, la canzone di Brescia, Guasto d'amore, che rappresenta un po' la colonna sonora del momento del Genoa, e insomma timbra un po' il Genoa come società all'avanguardia, perché insomma il Ferraris è diventato un enorme jukebox. Anche in questo caso possiamo leggere la modernità del club in questo momento. Che idea ti sei fatto? Intanto ci tengo a fare complimenti a Lussana, perché insomma è veramente un articolo che merita di essere letto. Sì, allora l'ho letto. Allora, intanto salutiamo Lussana perché comunque insomma, ci segue, a volte è con noi, quindi insomma intanto lo salutiamo. E l'ho letto, lo condivido diciamo totalmente. Ci sono dei passaggi che secondo me sono davvero da sottolineare. Allora, intanto la lungimiranza, diciamo l'attenzione della società del Genoa per quello che accade intorno, cioè utilizzare questa canzone di Annalisa, che alla fine del campionato era stata presa come, insomma, come canzone di sfottò nei confronti di altre situazioni, e comunque utilizzarla e usare, isolare una parola, cioè bellissima, per caratterizzare la stagione, credo che sia davvero una cosa che utilizzerei il termine geniale, ma non va molto distante. Annalisa, quindi comunque un'attenzione a quello che è il mondo dei giovani. Il Genoa ha sempre avuto, ma lo cita anche Lussana, l'inno storico. De André non ha mai scritto un inno per il Genoa proprio perché diceva che lo amava troppo. Questa svolta di Brescia con un guasto d'amore, che è diventata poi, non è solo una canzone al Ferraris per il Genoa, ma è una canzone che comunque ha successo in tutta Italia, cioè per varie settimane Guasto d'Amore è stata prima su Spotify, per cui faccio i complimenti al Genoa e comunque mi piace questa operazione di marketing perché denota attenzione. Lussana sottolinea un aspetto che secondo me è davvero importante, cioè fra virgolette lo svecchiamento della gradinata nord e di questa gradinata sud, che è davvero adesso una succursale della gradinata nord. L'età media è molto bassa. Questa è una caratteristica, secondo me, molto bella. Cioè, è un'operazione che al di là di quello che sta avvenendo sul campo per costruire la squadra, per iniziare un campionato di Serie A, eccetera, è secondo me un aspetto che non va sottovalutato e i 777 in questo, secondo me, sono stati davvero
bravi, lungimiranti. Condivido totalmente quello che scrive Luzzana e direi che andrebbe considerato insieme a quest'area nuova e questo ambiente compattato che è il Genoa ora. Bene, e siamo ormai in chiusura con il nostro appuntamento, quasi una mezz'ora rossoblu è volata, praticamente non me ne sono accorto, ma insomma Laura ha sempre tanti argomenti che riesce a esplicitare ed è sempre un piacere ascoltarti. Ribadiamo a chi è entrato in corsa con la nostra diretta che la trasmissione integrale potrà essere vista integralmente tra qualche minuto. Sui vari canali, a cominciare da YouTube per proseguire poi con LinkedIn e anche Twitter e naturalmente anche Instagram. Ricordiamo allora domani il Grifone comincia la prima amichevole alle ore 17:30 in altura contro i dilettanti del Fassa, diretta su DAZN, è questa la notizia della mattinata. Poi martedì ci sarà l'appuntamento con il Tirol e poi sabato prossimo contro il Venezia. Ricordiamo debutto al Ferraris, sabato 29 di luglio amichevole di lusso contro il Monaco. La notizia delle ultime ore è l'orario ebbene l'orario è le 20:30 e altra notizia di questa mattina riguardante il precampionato del Grifone, l'amichevole contro la Cremonese che probabilmente verrà disputata allo stadio Zini, qualcuno dice il 4 di agosto, qualcun altro il 5, si parla insomma di quel fine settimana, o sarà un venerdì o sarà un sabato. Questi sono gli appuntamenti, naturalmente grazie Laura, possiamo ribadire il nostro appuntamento con tutti i nostri ascoltatori, naturalmente lunedì da Moena. CarloDarane.it goes to Moena. Quindi appuntamento per lunedì e martedì prossimo. Seguiteci. Se avete domande, richieste, scriveteci e noi cercheremo insomma di essere davvero i vostri occhi e le vostre orecchie. Un saluto a tutti coloro che che in questa diretta erano collegati. Grazie e a prestissimo. Una bellissima giornata. Chiudiamo così. Grazie a tutti naturalmente e ciao Laura, ciao a tutti quelli che ci hanno ascoltato e naturalmente qui da Toronto augurano senz'altro buon weekend che ricambiamo senz'altro di cuore. Un saluto a tutti, noi ci vediamo prestissimo e naturalmente sempre forza Grifone. Ciao. Ciao, ciao a tutti.